Il genere rogue sembra essere tornato a nuova vita su PC in seguito alla release del bellissimo The Binding of Isaac. Dopo una serie di proposte più o meno mediocri, è arrivato sul mercato il bellissimo Rogue Legacy, che ha mischiato sapientemente le meccaniche del titolo di Edmund Macmillan con un'impostazione a scorrimento orizzontale. Ascendant miscela questi due elementi di base, ma aggiunge anche un po' di spessore. Il punto è, avremo la pazienza di arrivarci? Perché, diciamolo da subito, Ascendant è un gioco difficile. Lo era anche Rogue Legacy, ma in quel caso potevamo contare su un costante miglioramento dei nostri personaggi, in maniera tale che le cose divenissero di volta in volta un pelino più facili. Ascendant dà invece molto più rilievo alla reale abilità del giocatore, offrendo un sistema di combattimento molto più profondo che si concentra su azione, riflessi fulminei e colpo d'occhio. Il gioco non fa preamboli di alcun tipo e ci lancia nel mezzo dell'azione senza troppi complimenti. Ci ritroveremo in livelli dalle dimensioni moderate, generati in maniera casuale, agevoli da navigare attraverso una comoda mappa posta in alto a destra sullo schermo. Alcune icone ci mostreranno l'ubicazione dei boss di fine livello, dei tesori speciali, di negozi e via dicendo, e sarà possibile dunque procedere con un certo criterio. La curva della difficoltà è estremamente ripida e le prime partite non dureranno più che una manciata di quadri. Nei panni di un semidio potremo attaccare i nemici con la nostra arma di base o con quello che troveremo nel corso dell'avventura. Ascendant prevede un attacco melee di base e un attacco speciale per scaraventare a distanza gli avversari indeboliti. A questi si aggiungono gli attacchi magici, che saranno vincolati dal pool del nostro mana. I nostri punti vita potranno essere recuperati solo ottenendo i classici pezzi di cuore, rarissimi, peggio che in Rogue Legacy. Mentre il mana si rigenera da solo piuttosto velocemente e permette una certa elasticità d'azione. Disporremo inoltre della possibilità di parare gli attacchi e di effettuare dei brevi scatti. Nel corso della nostra avventura potremo apprendere delle abilità particolari e ottenere potenziamenti da agganciare ai nostri echi. Ciascun potenziamento garantirà effetti diversi in base allo slot scelto e ciascun effetto andrà scoperto poco a poco, semplicemente sperimentando le varie combinazioni possibili. L'informazione sarà infatti il nodo principale della nostra evoluzione. Durante le prime ore di gioco impareremo a destreggiarci nel combattimento, ma più che altro scopriremo come massimizzare gli effetti dei vari potenziamenti in base al nostro stile di gioco. Le possibilità sono in questo caso una miriade, con una profondità di gioco spaventosa anche rispetto ai già citati The Binding of Isaac e Rogue Legacy. A rendere tutto più profondo sono le sfide, dei quadri in cui dovremo superare delle prove, a tempo o meno, per ottenere delle abilità particolari, che saranno quasi fondamentali per avere una posizione di vantaggio rispetto agli avversari, come ad esempio la possibilità di effettuare un doppio salto. Piano piano le cose cominceranno a farsi più facili, mentre miglioriamo nel nostro stile di combattimento e nel nostro approccio al sistema di evoluzione. Addentrarsi nei livelli successivi diventerà sempre meno spaventoso, a dispetto di nemici che si faranno più agguerriti. La varietà all'interno del bestiario è buona, senza esagerazioni che avrebbero però reso la memorizzazione degli attacchi troppo complessa. I boss invece sono mal bilanciati a nostro avviso. Alla fine di ciascun livello dovremo affrontare un nemico selezionato in maniera casuale, ma la difficoltà potrà variare parecchio, cosa piuttosto penosa quando ad esempio incontreremo il vermone di turno, e anche poco gratificante quando troveremo lo stupidissimo drago suicida che sarà possibile buttare giù in una manciata di secondi. La natura casuale del titolo fa sì che ogni partita sia diversa dalla precedente, ma comporta anche alcuni problemi. Ad esempio, capiterà più volte di avere accesso fin da subito ad un negozietto in-game che sarà pieno di oggetti fantastici che però non potremo comprare perché troppo costosi. E non potremo chiaramente nemmeno tornare al negozio una volta in possesso del denaro necessario, perché iniziare un nuovo livello blocca automaticamente l'accesso al precedente. Anche gli oggetti venduti dall'NPC saranno casuali, motivo per cui ciascun negozio sarà diverso dall'altro. Ad andare incontro al giocatore troviamo una modalità multiplayer cooperativa locale che ci permetterà di affrontare l'avventura accompagnati da un amico. Tralasciando l'inevitabile caos che si viene a creare per forza di cose durante i combattimenti, dobbiamo ammettere che con due personaggi il gioco diventa molto più accessibile, ma rimane comunque ben lungi dal essere facile. Esteticamente, Ascendant
vanta uno stile semplice ma di grande effetto. I colori sono vibranti, vividi, le linee nette e ben definite. Il character design è ottimo, lontano dal realismo e vicino a quanto ci si aspetterebbe da una produzione ruolistica orientale. Oltre a un tratto ricercato, i modelli a schermo contano su animazioni piuttosto fluide e molto morbide, elemento che va a nozze, tra l'altro, con la velocità degli scontri, pieni di movimenti rapidissimi e di evoluzione a mezz'aria di sicuro impatto. Tutto ciò viene accompagnato da un motore grafico leggero e un framerate elevatissimo, anche su configurazioni non più all'ultimo grido. Meno convincente purtroppo il comparto audio, che a nostro avviso è un po' troppo ripetitivo nelle musiche e soltanto sufficiente o poco più negli effetti sonori. Per concludere, diciamo che Ascendant è un ottimo action rogue, degno successore di produzioni splendide quali The Binding of Isaac e Rogue Legacy. È un gioco molto difficile, come e più dei titoli già citati, ma è anche molto più approfondito grazie a un sistema di combattimento solidissimo, stratificato e pesantemente personalizzabile. Tutti i giocatori più esperti dovrebbero concedersi almeno un'oretta con questo titolo, con la promessa che, superato il durissimo impatto iniziale, questo prodotto saprà deliziarvi e gratificare il vostro ego, temprato da anni di combattimenti virtuali.